Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus. Finalmente ritorniamo con una nuova classifica, questa volta scelta da voi. Oggi naturalmente parleremo dei personaggi LEGO Dimension, quelli più forti. Più forti! Naturalmente ho tenuto presente non solo per ciò che riguarda le abilità, ossia non ho messo i più forti, quelli con più abilità, ma ho tenuto naturalmente conto anche delle loro abilità. Piccola precisazione, in questa classifica compariranno alcuni personaggi di Ninjago o Ninjago, non so come si dice, mi sto un pochettino documentando e vi dirò di più a breve, più o meno fra qualche settimana. Ho intenzione di proporvi una nuova serie dal tablet, sempre per ciò che riguarda Ninjago o Ninjago. Fatemi sapere come si dice, preferisco io che si dica Ninjago, sembra più che Ninja Vai, vabbè. Lasciamo perdere, ritorniamo alla nostra classifica, quella dei più forti, e partiamo dalla numero 10. Quindi partiamo dalla numero 10 e parliamo di Zane. Naturalmente non a caso fa parte proprio dei pacchetto Ninjago. È un personaggio veramente molto forte, non solo per ciò che riguarda le stelline da ninja, ma più che altro perché è soprattutto un acrobata fantastico. Utilizza naturalmente l'opzione del boomerang e ha naturalmente anche l'atterraggio con un'esplosione fantastica. Ci ho tenuto naturalmente a precisare per ciò che riguarda questo personaggio, anche se l'ho messo naturalmente al decimo posto perché è forte ma non tantissimo. Al nono posto, per quanto possa sembrare un personaggio non forte, non è per niente da sottovalutare. Sto parlando di Homer Simpson, naturalmente della categoria del Fan Devil Pack Simpson. Homer naturalmente diventa soprattutto Big Transformation, diventa enorme. In questo caso è vero che è un po' lentino, ma vi assicuro che tutto ciò che riesce a prendere con il corpo la distrugge. Naturalmente non l'ho portato ad un livello molto molto alto, ossia l'ho classificato al nono posto perché sì, ha soltanto 3 abilità, niente di particolare, con un rutto riesce naturalmente a rompere anche vetri, è divertente e anche utile, però obiettivamente classificarlo per questa abilità con uno dei più forti direi che forse non è il caso. Nono posto penso che sia più che sufficiente, diciamo un po' la simpatia, un po' è forte, forse un pochettino raccomandato, ma non lo so. Detto questo, proseguiamo con la classifica. All'ottavo posto troviamo un altro personaggio sempre dei Ninjago. Sto parlando di Eloid. Tra parentesi, poi me l'avete anche chiesto. Ragazzi, è formidabile, non solo per ciò che riguarda l'acrobazia, ma anche come muove le sue spadine. Porca la miseria. Naturalmente può essere utilizzato anche per riflettere il laser, è qualcosa di stupefacente. E se non ricordo male, lo possiamo utilizzare anche per illuminare le zone buie. È abbastanza completo, ha circa, se non ricordo male, 6 abilità. Completo abbastanza e anche abbastanza forte. Naturalmente è un acrobata fantastico, lo potete vedere anche saltando, fa dei salti che sono qualcosa di stupefacente. Altro che Wild Style! Wild Style è considerato naturalmente una donna e quindi dovrebbe fare determinate acrobazie, ma Eloid è molto di più, sta 10 passi sopra. Al settimo posto troviamo un personaggio che forse non vi aspetterete mai. Voi direte, Magnus, secondo te questo è raccomandato? No ragazzi, Slimer è sicuramente un personaggio da non sottovalutare e da tenere nella classifica di quelli più forti. È un personaggio molto ma molto dotato, una marea di abilità. Le tengo qui davanti selezionate, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abilità. Cavolo, un personaggio che ha 8 abilità. Così piccolo ma soprattutto anche trasparente, si nasconde in una maniera inverosimile. Ha anche l'abilità del boomerang, quindi in pratica può colpire oggetti a lunga distanza, ma nella fase del volo è sicuramente velocissimo. Quindi in pratica lo potete utilizzare anche per scappare in situazioni molto di pericolo. Forse nella fase di contatto non è un granché, ma sicuramente per ciò che riguarda le abilità è completo ragazzi, è praticamente completo. Quindi è vero che lo abbiamo considerato nella classifica dei più forti. Cavolo, è un settimo posto, niente di particolare, quindi lo possiamo mettere. E poi tra l'altro fa anche paura. Al sesto posto troviamo un altro personaggio a me molto caro. Naturalmente non l'ho considerato in questa posizione per raccomandazione, ma perché è anche un personaggio molto molto preparato, poche abilità,
a metà, ma sicuramente completo. Sto parlando di Joker. È vero che dal punto di vista estetico è formidabile, ma è soprattutto molto completo. Mi piace soprattutto il fatto della sua opzione per ciò che riguarda l'arma. L'arma rispetto alle altre spara in maniera molto più veloce rispetto alle altre, e quindi questa è un'abilità da non sottovalutare. Per ciò che riguarda naturalmente anche l'opzione di colpire oggetti a distanza, vabbè, questa non è una particolarità molto rara, ma anche l'opzione dell'elettricità, quindi da non sottovalutare. Personaggio da considerare tra i più forti, perché ragazzi, anche in fase di combattimento spara che è qualcosa di grandioso, anche a lunga distanza, e naturalmente con un fucile di quel calibro potete sparare uomini a distanza anche ad una raffica velocissimo. Iniziamo ora a parlare della metà classifica. Al quinto posto troviamo un personaggio che, vi dico la verità, non mi è neanche molto simpatico, poco conosciuto. Sto parlando di Stay Puft, per chi naturalmente non lo conosce, sto parlando del personaggio della pubblicità dei Marshmallow. Si trasforma anche lui come Homer Simpson. È molto simile a Homer Simpson, ma la particolarità che lo contraddistingue per ciò che riguarda Homer Simpson è nella fase di atterraggio che rilascia a terra una sorta di marshmallow spiaccicato. Ecco perché l'ho voluto posizionare alla quinta classificazione. Naturalmente è un personaggio che diventa enorme, e quindi se dovete distruggere tutto quello che avete attorno, paesaggi, macchine, qualsiasi cosa, naturalmente anche personaggi, li distrugge praticamente tutti. In pratica è una specie di carro armato che cammina e distrugge. Naturalmente quando diventa grande poi diventa anche cattivo. Al quarto posto troviamo sempre un altro personaggio dei Ninja Go. Ragazzi, questi personaggi sono veramente formidabili. Sto parlando del Sensei Wu, naturalmente quello più anziano, ma ragazzi è praticamente velocissimo. Potete vederlo anche in fase di combattimento. Colpisce a raffica in una maniera inverosimile. Naturalmente anche lui è dotato dell'abilità dell'acrobazia, ma non so perché, anche quando corre mi dà l'impressione di essere, rispetto agli altri della categoria Ninjago, risulta essere un pochettino più veloce. Forse o sarà l'impatto, o sarà la vecchiaia, o sarà la barba, o sarà l'arma, non lo so, ditemelo voi, ma sicuramente è un personaggio da non sottovalutare. Anche perché, essendo così tanto veloce, naturalmente lo potete utilizzare anche in fase di combattimento. Quando siete accerchiati, potete colpire a raffica qualsiasi personaggio o nemico che vi circonda. Quindi, vecchio, esperienza, ma molto forte. A questo punto passiamo con la classifica al terzo posto. Iniziamo con i personaggi, quelli più forti. Al terzo posto troviamo Bane. Mi dispiace veramente tanto che Bane abbia raggiunto il terzo posto. L'avrei classificato sicuramente al primo se avesse avuto qualche abilità in più. Ha pochissime abilità, soltanto 3. Sono troppo poche per un personaggio per essere naturalmente forte. Però, naturalmente, anche lui diventa enorme e ha la possibilità di lanciare oggetti, o meglio, prendere le prete da terra e ve le lancia. Questa è un'abilità che, rispetto agli altri personaggi che diventano enormi tipo Homer Simpson, è in più. È un buon personaggio, si muove molto velocemente, colpisce molto velocemente ed anche molto forte. Ecco perché ho voluto considerarlo nella classifica tra i primi 3. Ma purtroppo, come vi ho già detto, non l'ho messo nelle prime posizioni. Anzi, forse vi ho detto che l'avrei messo al primo posto se avesse avuto almeno 5 abilità. Almeno. Ne ha soltanto 3. Sono troppo poche. Quindi, Bane, accontentati. Non ti incacchiare, resti al terzo posto. Al secondo posto troviamo un personaggio che ha super abilità. Un super uomo, penso che avete già capito di chi sto parlando. Sto parlando di Superman. Ragazzi, Superman forse sarebbe stato scontato che era un personaggio molto forte. Io invece pensavo che di averlo naturalmente sopravvalutato, mentre invece vi posso assicurare che è veramente galattico. Ha una marea di abilità, vola, sputa il ghiaccio, laser dagli occhi, va sott'acqua in immersione, è invulnerabile. È praticamente completo, oltre naturalmente anche in fase di volo. È qualcosa di galattico, è velocissimo, riesce a colpire anche con molta rapidità. Vi dico la verità, non l'avrei considerato tra le prime posizioni, ma naturalmente utilizzandolo, cavolo, mi sono dovuto ricredere.
ho per forza dovuto metterlo in quella classifica. Infatti ero indeciso, ho detto chi mettiamo, Bane o Superman? Vi dico la verità, Bane mi era anche più simpatico, ma purtroppo Superman, ragazzi, è troppo forte, c'ha troppe abilità, è troppo forte, e quindi secondo posto, ma non primo, perché al primo posto troviamo un altro personaggio che forse l'avete visto un pochettino poco nelle mie avventure e nel mio utilizzo, ma vi posso assicurare che è un personaggio super 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 forte. Non è Superman, perché Superman sta al secondo posto, e ve l'ho già detto, al primo posto troviamo Cyborg. Cyborg è un personaggio fortissimo, diventa naturalmente enorme, e questa già è la prima caratteristica, la sua prima abilità. Naturalmente anche lui ha l'opzione di immergersi tutt'acqua, e questa non è un'abilità molto 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 frequente nei vari personaggi. Infatti spesso e volentieri si ha questa difficoltà di trovare un personaggio che va in immersione. Naturalmente ha anche il laser, colpisce oggetti alla lunga distanza, è un personaggio praticamente completo, oltre ad essere molto molto forte. Ha, se non ricordo male, circa 6 abilità. Non sono tantissime, perché ce ne sono anche alcuni personaggi che ne hanno 9 di abilità, non sto qui a dire. Però naturalmente non l'ho posizionate tra i primi posti, anzi veramente forse non le ho messe neanche in classifica, perché almeno Cyborg diventa enorme e ha questa abilità di poter colpire e distruggere tutto quello che c'è attorno. Detto questo, quindi abbiamo stipulato la classifica dei più forti e abbiamo posizionato Cyborg al primo posto, ed è lui il vincitore. Fatemi sapere la vostra opinione, soprattutto per ciò che riguarda i più forti. Naturalmente continueremo a sempre andare avanti per ciò che riguarda le classifiche, posizionando dei nuovi personaggi e considerando e valutando anche nuovi personaggi. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace, fatemi sapere la vostra. Detto questo, spero come sempre questo video vi sia piaciuto, non vi dica sempre di commentare, se non vi piace. Noi ci vediamo al prossimo video e bye bye!